Guardia di Finanza sequestrate mascherine a Palma Campania. Ercolano presa la banda delle coppiette. Inaugurata la comunità delle genti. Dopo il Covid riapre il castello aragonese. Bentrovati con la nostra informazione di Napoli News. Apriamo il nostro giornale parlando dell'ennesima operazione della Guardia di Finanza che a Palma Campania ha sequestrato un opificio che produceva mascherine contraffatte. Ma tutti i particolari nel servizio di apertura. La Guardia di Finanza di Nola ha sequestrato in una fabbrica di capi d'abbigliamento di Palma Campania, in provincia di Napoli, quasi 42.000 articoli tra mascherine, etichette e foglietti illustrativi non a norma e con marchi contraffatti. In particolare, i finanzieri della compagnia di Ottaviano hanno scoperto all'interno dell'opificio mascherine prive delle autorizzazioni del Ministero della Salute, già assemblate e pronte per essere immesse sul mercato. Non era stata avviata alcuna procedura autorizzativa e dunque i dispositivi di protezione individuale non erano garantiti per un'efficace protezione. La titolare della ditta individuale, una 47enne napoletana, è stata denunciata per frode in commercio e contraffazione e sanzionata amministrativamente per violazioni al testo unico sull'ambiente. Da Scampia a Melito con in auto oltre 1.700 dosi di droga. Due persone sono state arrestate dai carabinieri durante un'operazione sull'asse mediano che hanno fatto scattare le manette ai polsi di due personaggi noti alle forze dell'ordine risidenti nel comune di Giugliano. All'interno dell'autovettura 976 dosi di eroina e 797 dosi di cocaina per l'ammontare di circa un chilo. Ad Ercolano invece sempre i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi della gang delle coppiette. Erano diventati l'incubo delle coppiette a caccia di intimità all'ombra del Vesuvio, pronti a minacciare le vittime per portare a casa soldi e smartphone. I militari dell'arma hanno fermato un ventenne di Volla, già noto alle forze dell'ordine, e tre giovani incensurati di età compresa tra i 19 e i 22 anni, ritenuti gravemente indiziati del delitto di rapina aggravata in concorso. I colpi sono stati messi a segno durante la notte tra il 17 e il 18 giugno, il luogo sempre lo stesso, l'Osservatorio Vesuviano di Ercolano. I quattro, approfittando del buio e dell'isolamento di quella zona, hanno agito in questi luoghi frequentati da coppiette e da turisti. Due coppie di ragazzi caduti nella loro rete. Utilizzando come arma una chiave inglese, i quattro hanno accerchiato la coppia appartata nella zona alta del cono. Temendo più gravi ritorsioni, ai quattro è stato ceduto uno smartphone. Non ritenendo sufficiente il bottino, hanno poi rapinato una seconda coppia a cui hanno sottratto denaro contante. I carabinieri della locale tenenza, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e ai controlli effettuati sul territorio, hanno identificato i rapinatori, poi trovati nelle loro case nell'Interland vesuviano. Durante le perquisizioni è stato sequestrato il denaro contante provento del reato e anche una replica di una pistola Beretta alla quale era stato tolto il tappo rosso. Il fermo è stato convalidato e i quattro sono finiti agli arresti domiciliari. Un progetto di umanizzazione delle relazioni umane che vada incontro a chi dopo l'emergenza Covid rischia di tornare alla vita di prima, ovvero di trascorrere le sue giornate all'addiaccio d'inverno e sotto il sole d'estate. A Napoli, nel cuore del centro storico, a due passi dall'Albergo dei Poveri, concepito nel 1700 da Carlo III di Spagna, la curia arcivescovile ha dato vita al progetto La Comunità delle Genti, che può accogliere fino a 35 persone. Non è la prima struttura voluta dall'arcivescovo, il cardinale Crescenzio Sepe, che durante la sua esperienza a Napoli ha inaugurato la casa di Efeso per i padri separati o ancora la casa di Tonia che accoglie madri sole vittime di violenza, ma stavolta si è puntata alla riqualificazione di un bene di proprietà della curia nell'ottica di una chiesa che accoglie e che va incontro al bisogno. Ci sono delle infrastrutture, per esempio c'è già anche una cucina per fare le pizze, cioè, ci sono tante di quelle particolarità che possono aiutare alla crescita anche morale. L'idea è nata durante l'emergenza Covid grazie all'intuizione umana e spirituale proprio di Sepe per garantire accoglienza a persone senza un tetto sulla testa. Il servizio assistenziale è curato dalla cooperativa Accoglienza Vincenziana, presieduta da Suor Giovanna Pantaleo, figlia della Carità, e agisce insieme con la Caritas, le parrocchie, i movimenti ecclesiali, le associazioni laicali e le istituzioni a vari livelli. Lo stile del cristiano che accoglie, del prete, del vescovo, di chiunque esso sia, che accoglie,
ha sempre questa nota caratterizzante del rapporto umano. E il Napoli prepara a Castelvolturno la gara di domenica alle 19.30 in un San Paolo ancora tristemente vuoto contro la spalla del prossimo acquisto Petagna. Gattuso è orientato a far giocare nuovamente in attacco Dries Mertens dopo il turno di riposo di Verona, confermato invece a sinistra Ghoulam dopo la buona prova proprio contro gli scaligeri, e potrebbe profilarsi finalmente una partenza da titolare per Lozano al posto di Insigne, che dovrebbe riposare. E riparte dopo il lockdown anche l'attività turistica al Castello Aragonese di Ischia. Un nuovo inizio anche per il Castello Aragonese di Ischia, il più fotografato sito architettonico e ambientale dell'Isola Verde, riapre ai visitatori con un percorso a senso unico realizzato nel rispetto delle attuali disposizioni per il contenimento del coronavirus. Ne parliamo con Nicola Mattera, uno dei proprietari del castello. Noi siamo particolarmente fortunati qui al castello perché, avendo uno spazio in gran parte all'aperto, abbiamo la possibilità di accogliere gli ospiti con un po' più di libertà. Ovviamente abbiamo previsto delle linee di guida sia per arrivare alla biglietteria in totale sicurezza, sia per fruire dei locali chiusi con altrettanta sicurezza, quindi significa numero limitato di persone controllato o dal nostro personale o da sistemi automatici di entrata. Naturalmente per adesso, insomma, ci auguriamo per un tempo non ancora lungo, l'uso della mascherina è naturalmente richiesto. Io anche ancora la mascherina l'ho solo tolta per questa intervista, in modo tale da garantire a tutti una serenità e un percorso piacevole. La riapertura del castello è stata l'occasione per fare il punto della ripartenza di Ischia, la vera regina della Campania per numero di posti letto, oltre 26.000, e con presenze alberghiere annue di circa 3 milioni e mezzo di turisti provenienti da 70 paesi. Adesso assistiamo in questa fase iniziale ad una certa difficoltà, perché è tutto stenta a partire, però prevediamo che nel mese di luglio e agosto sicuramente ci sarà una maggiore presenza anche straniera. C'è qualche problema da alcuni paesi, per esempio dalla Russia, ho notizia che ci sono ancora problemi di poter venire in Italia e quindi di poter poi tornare dovendo fare una quarantena, cosa che non è alla portata di tutti i nostri ospiti per questioni di tempo. Gli altri paesi europei, Germania, Austria, già consentono l'arrivo nel nostro paese. E con queste meravigliose immagini che ci arrivano dall'Isola Verde di Ischia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione.